chiamato imprenditore, piccolo imprenditore. Però fino a novembre dell'anno scorso ero il presidente dell'Associazione Nazionale dei Chimici del Cuoio, che sono stato per 3 anni in questa veste. In questa veste io ho sollecitato molto la Camera di Commercio, ho addirittura fatto per venire al dottor Maddaloni una miriade di firme sotto una petizione dove chiedevamo che si facesse qualcosa per portare questa stazione sperimentale a Solofra. Premetto che non ho avuto nessun tipo di risposta, né via mail, né via fax, né via telefono, proprio zero, come aver battuto contro un muro di cemento. Siamo abituati a questo tipo di reazioni da parte delle istituzioni e ce ne siamo fatti una ragione, però io aspettavo con ansia che venissimo da lui e ci venisse a spiegare che cosa è stato fatto negli ultimi 2 anni. Perché dal momento in cui è stata data alla stazione, la stazione sperimentale alla gestione della Camera di Commercio, si è bloccato tutto. Noi non abbiamo uno straccio di... Vedo che lei ha un'espressione, le cose che ci possiamo fare. Assolutamente, non ho problema. Abbiamo mandato le carte al Ministero, ci sono degli errori enormi fatti in precedenza. Purtroppo noi abbiamo ereditato una situazione, quindi passaggio di... Ma in questi 2 anni non avete manco preparato un consiglio di amministrazione, non mi risulta che ci sia. Non lo possiamo fare perché sono riusciti questo discorso. Prima fatto un discorso. In 2 anni ho trasmesso gli atti al Ministero. Non è risolto il problema, il problema è che non era risolto prima, quindi evidentemente fino a che c'è stato il consiglio di amministrazione si riusciva. Finisco di dire le mie cose, poi ovviamente temo che accadrà tutto come prima, ormai siamo abituati a questo tipo di problemi. Il problema vero è che intanto noi veramente ci stiamo spegnendo. Allora, gli ultimi lavori che ha presentato la stazione sperimentale delle pelli ai nostri congressi, quelli dei chimici o quelli dell'Unic, sono stati del seguente tenore. Questi sono i quantitativi di formaldeide che sono ammessi, questi sono i quantitativi di cromo esavalente che bisogna evitare di avere, eccetera. Ma nessuno è stato capace di dirci, invece, dietro una specifica ricerca, come fare per eliminare questi problemi. È chiaro? Cioè noi abbiamo una stazione sperimentale che in questo momento, negli ultimi anni, sta funzionando come un laboratorio di analisi e per questo viene pagata. Oltre alle tasse che gravano sulle nostre attività, noi paghiamo anche queste analisi. È chiaro? E per le normative internazionali, per le barriere che mettono nascoste dietro a questi problemi di quantitativi, di sostanze nocive, eccetera, perché se ne stanno facendo anche una barriera. Cioè, praticamente i cinesi non dicono voi non ci potete mandare le pelli, ma se ce le dovete mandare, ce le dovete mandare con questi parametri. Parametri praticamente in alcuni casi addirittura irraggiungibili. Bene, quindi noi siamo costretti, le nostre aziende sono costrette a spendere fior di euro in una miriade di analisi anche inutili. Chi ci dovrebbe supportare è la stazione sperimentale. Se la stazione sperimentale è ferma in questo, non lo so come dire, in questa palude che si è creata anche dal pubblico, perché quando poi si va a finire in mano e sub iudice, è come dire, ragazzi, perdete la speranza, perché qui se ne parla fra 30 anni, per capire come, intanto fra 30 anni, quando si riuscirà a capire qualcosa, Sagofra sarà morta. Allora, mentre che è sub iudice la precedente gestione, è capace la Camera di Commercio di Napoli di mettere in moto la stazione sperimentale veramente, non con una operazione di facciata, perché io ho letto sulla vostra comunicazione che stasera si inaugurava la stazione sperimentale delle pelli a Solofra. Si dà lo start-up. Inaugurato. Si dà un startup. Che vuol dire? Vuol dire che le macchine che sono state comprate stanno marcendo nei sottoscala della stazione sperimentale della pelle e non da adesso, da minimo 4 anni. Ferme lì, tutto fermo. Sotto la... Appunto, se sono da 4 anni,
un attimo prima della legge Tremonti che portò la situazione in mano alla Camera di Commercio, era stata già stipulata e firmata una convenzione con la provincia, è vero o no? E che si stanno dicendo? Oggi posso ringraziare a Est che è venuto qua, che ci ha dato una mano tramite l'assessore, abbiamo pigliato le carte, la rindano sotto scala, abbiamo letto tutte le carte, abbiamo chiamato la provincia, abbiamo chiamato comune, abbiamo chiamato perché queste carte bisognava vedere se erano vere o erano false. Allora dopo che si è appurato che le carte erano vere, il direttore insieme all'assessore per mettere la firma al presidente in un atto monocratico, vi sta dicendo, di responsabilità del presidente, che se il presidente non, cioè noi non ci stavamo intorno, è cosa spingere verso questa cosa. Tu oggi non stavo qua a parlare della stazione sperimentale, stavi a parlare del sesso degli angeli. Va bene, allora io prendo nota che stasera non abbiamo parlato di sesso degli angeli. Abbiamo parlato e di penso, cose serie. E prendo nota, e ci sono tanti altri imprenditori qua, siamo sempre pochi a partecipare a queste cose, che aspettano come me atti reali. Grazie tanto.